Intanto però parliamo di un altro tema, perché come sapete in questi giorni sui giornali questa clausola della roulette russa, della società controllata da Fedez e da Luisal, e quindi ho pensato fosse necessario fare chiarezza relativamente a quello che sta accadendo in termini proprio legali, va bene? Con un linguaggio sempre accessibile a tutti. Quindi do il bentornato, il benvenuto anzi, a Raffaele Vigiani, notaio, podcaster. Vigiani, ricordo, vengo subito da lei, ha fondato la scuola notarile Vigiani nel 2010, questo Law Camp nel 2022, per la formazione di aspiranti avvocati, magistrati, notai. Lei ha anche questo nuovo podcast che si chiama Vigiani Lab, che sta andando peraltro molto bene, dove cerca appunto di parlare di queste tematiche un po', diciamo, indigeste. Quindi proviamo a spiegarle bene. Allora, Raffaele, parto con la prima domanda. Che cosa vuol dire? Innanzitutto, Luisal e Fedez, che società hanno, che partecipazione hanno all'interno di questa società e perché si è creato il problema? Allora, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, Luisal e Fedez, tramite le due società di famiglia, che si chiamano Luisolve e ZDF, hanno costituito a ottobre 2022 una società denominata Muschio Selvaggio SRL, in cui hanno conferito, tralascio la storia precedente, tutti i diritti che avevano sul podcast. La società è 50%, quindi riferibile a Luisal, e 50% a Fedez. A seguito di diatribe nate dopo il Festival di Sanremo del 2023, Luisal si è allontanato dalla società ed è nato quello che si definisce un dissidio insanabile tra i soci, che ha portato i due amministratori della società, che sono il padre di Luisal e la madre di Fedez, a un contrasto. Si sono fatti un po' di schermaglie giuridiche, c'è stata un'azione di uno nei confronti dell'altro. La società è stata portata avanti solo dall'amministratrice madre di Fedez per tutti questi ultimi mesi, direi per tutto l'ultimo anno. E quindi è qui che è nata la questione, perché esiste una clausola all'interno dello statuto di questa società, l'articolo 28, che è appunto quello relativo a quella che in gergo si definisce roulette russa. Esatto, questo meccanismo della roulette russa che quindi apprendiamo appunto da quello che lei ci sta dicendo, che comunque è una sorta di clausola che serve a risolvere situazioni di stallo quando soprattutto ci sono partecipazioni paritetiche in una società, come nel caso appunto attuale del 50 e 50. Abbiamo riassunto infatti in questo modo, aiuta a risolvere una situazione di stallo, permette l'acquisto della partecipazione del 50% di titolarità dell'altro socio e le regole possono essere disegnate anche a volte modificate a seconda di quello che c'è scritto appunto nel contratto. Allora cerchiamo di capire com'era questa regola in questo contratto e che ha spinto poi il giudice a congelare la partecipazione in capo a Fedez. Se ce lo può dire proprio in termini semplici e soprattutto in un minuto e mezzo. Ce la farò. Allora, innanzitutto la slide era perfetta. L'articolo 28 definisce innanzitutto che cosa si intende per durante stallo. Per durante stallo si intende una situazione di dissidio insanabile che duri, nella clausola di quella società viene determinato in almeno 6 mesi, una incapacità di portare avanti la società. E quindi i due amministratori o i due soci non si trovano più d'accordo per oltre 6 mesi, e allo scattare di questo perdurante stallo c'è la possibilità da parte di ciascuno dei due soci, il primo che aziona la roulette russa, che quindi spara giuridicamente, di proporre all'altro l'acquisto della sua partecipazione per un determinato prezzo. Nel caso concreto, a fine novembre del 2023, esattamente il 29 novembre, Fedez ha deciso di offrire 250.000 euro per l'acquisto del 50% riferibile a Luisal. A quel punto la clausola, che si può disegnare come dicevamo in tanti modi, nel caso concreto prevede 3 opzioni. Uno, Luisal potrebbe accettare la proposta e quindi vendere la quota 250.000 euro. Due, potrebbe rilanciare e dire no, io voglio comprarmi la tua per un quid pluris. Oppure tre, potrebbe rifiutare la proposta e, rifiutando la proposta, automaticamente acquista per 250.000 euro la quota di Fedez. Quindi chi per primo spara giuridicamente, chi per primo fa l'offerta, deve stare molto attento, perché se il prezzo che offre è molto basso, nel caso concreto l'altro rifiuta e acquista la quota del primo offerente. Nel caso concreto è andata così: Luisal ha rifiutato,
e quindi dovrebbe aver acquistato la quota di Fedez per 250 mila euro. Ok, chiarissimo. Quindi praticamente Fedez offre a Luisal 250 mila euro, a Luisal non va bene, rifiuta, automaticamente rifiutando quella quota è in capo a lui, perché così c'era scritto nel contratto con questa clausola. Esatto, c'era scritto questo, la clausola da giurista mi permetto di dire non era scritta col massimo della chiarezza, però, e su questo il giudice Amina Simonetti che ha emesso l'ordinanza cautelare è stata molto precisa, interpretando due passaggi della clausola si desume abbastanza chiaramente, oserei dire, che l'effetto traslativo si è verificato automaticamente quando Luis ha rifiutato, quindi Luis ha rifiutato. In virtù di quanto scritto nella clausola, lui è diventato acquirente della quota di Fedez per 250 mila euro. Ovviamente dovranno fare gli adempimenti notarili pubblicitari per dare atto del tutto, però la conclusione è questa. Ed è qui che si innesta la causa perché Fedez non è d'accordo su queste interpretazioni illegali di Fedez e quindi Luis Sall ha fatto un provvedimento per sequestrare la quota di Fedez, in maniera tale da diventare poi titolare del tutto. Ho un minuto, quindi veramente in 20 secondi. Quindi adesso, quando il giudice ha congelato la quota di Fedez, lo ha fatto in virtù di quello che lei ci ha appena spiegato. Quindi è veritiero dire che alla fine il verdetto sarà a favore di Luisal, definitivamente? Il giudice quando fa questa ordinanza cautelare cerca di vedere se c'è un'apparenza di diritto, se la situazione è probabilmente in quel modo. L'ha valutata in questo modo, secondo me correttamente, e se non dovessero esserci stravolgimenti, questa dovrebbe essere la conclusione, a meno che Ok, non si accordino prima tra di loro. chiarissimo. Va bene, più chiaro di così era impossibile. Grazie a Raffaele Viggiani per essere stato con noi. Alla prossima, Raffaele. Grazie a voi per averci Grazie. seguito.